Morelli, grandissima testa di Daspo, fedelissimo di Salvini, scudiero leghista, difensore dei sacri valori, Dio, patria e polenta. Chi ti scrive è una comica che su quel palco di Sanremo ci è salita più volte e anche in Rai la lingua non l'ha mai tenuta al caldo. E quindi, se fosse stato per te, sarei già su un'isola deserta da mo' a speccare i cocchi insieme a Gali, e invece sono al 9, grazie al cielo e per fortuna. Ti volevo solo ricordare, Morin Morello, l'amore bello, che giusto nelle ultime 74 edizioni, se c'è un palco dove si è fatta politica, è proprio quello di Sanremo. E ringrazia che in queste ultime edizioni neanche tanto. Sanremo è un 1° maggio solo con i fiori e senza bonghi. Da Celentano allo Stato Sociale, da Emma agli Io le storie tese, i cantanti non hanno solo parlato di strazi d'amore, ma di diritti negati, di violenza, di pace, di lavoratori che non riescono ad arrivare a fine mese e di tutto quello che non gira in quest'Italia sbilenca che gente come te dovrebbe sistemare. Se ti è andata di traverso la cassola per 2 frasi di pace su 30 cantanti, sei un po' messo malone. Poi spiegami, come funzionerebbe questo DASPO? Quali sono le multe? Cioè, proclama contro la guerra, firma in questura. Proclama a favore dei migranti, firma in questura e divieto di canto su palchi liguri. Feroce critica al governo, pungolatura col teaser per le vacche, più catene alle caviglie come in Ungheria con Ilaria Salis. E ai coristi cosa fai? La corista che accompagna Gali diventa colpevole di associazione eversiva di stampo musicale? Va cacciata anche lei da Sanremo o al massimo può passeggiare sul lungomare di Bordighera? La verità è che tu non hai idea di come mettere in pratica quello che chiedi, a meno che non pensi che il prossimo Sanremo dovrebbe condurlo Vannacci, mio carissimo Johnny Morelli della Lega. Io te lo dico, a Ermeloni, che è una donna intelligente, non verrebbe mai in mente di dire una boiata del genere, lo capisci? Ma neanche a Salvini, che in quanto a sparate è secondo solo al cannone del Gianicolo. Siamo in una democrazia, ricordalo, è l'articolo 21 della Costituzione su cui hai giurato. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Noi siamo artisti, non riuscirete mai ad ammaestrarci, perché abbiamo la lingua collegata al cuore. Ci dici di non dire una cosa? Ma noi lo diciamo lo stesso, anche con più gusto. Non c'è nessuno che ci ha votato e a cui dobbiamo rendere conto. Anzi, te lo dico, più provate a censurare un artista e più gli altri vi prenderanno per il culo, almeno fino a che questo paese somiglierà a qualcosa di democratico. Per carità, spesso sbagliamo, ma tutto quello che diciamo, balliamo, cantiamo, recitiamo, dipingiamo sono il nostro modo di leggere il mondo. Il nostro compito è proprio quello di dar voce a quello che abbiamo dentro e prenderci gli applausi, se piace, o i fischi, se non piace. Ma che cosa ci sta succedendo, ragazzi? Ma io lo chiedo a tutta Italia, ma stiamo tornando al Medioevo, quando si processavano le idee, al maccartismo con le liste degli artisti buoni o cattivi? Ci stiamo putinizzando, per caso? Adesso da qui alle europee dobbiamo aspettarci ogni giorno una sparata del genere, ma se è così mi do il DASPO da sola. Tu sei un politico, Morri. La tua libertà di parola è tutelata di più di quella di un cittadino comune. Ma questa è una garanzia che pretende maggiore responsabilità, non minore controllo dei neuroni. E te lo dico come direbbe Annalisa. Sinceramente. Luciano Littizzetto!